Le inquietudini della ragione, il neoclassicismo. Ragazzi, stiamo per fare adesso un percorso insomma, su alcuni movimenti fondamentali del Settecento e anche un po' a cavallo fra Settecento e Ottocento. Infatti, il neoclassicismo è un movimento culturale, soprattutto artistico, ma che si diffonde, cioè che ha origine più o meno intorno alla metà del 1700 e poi si diffonderà tantissimo anche fino ai primi decenni dell'Ottocento. Subirà una battuta d'arresto, soprattutto direi col Congresso di Vienna e definitivamente con il 1820, che vedrà insomma il sorgere in tutta Europa di un nuovo movimento culturale, quello del romanticismo. Ecco, il vostro libro intitola così questo paragrafo, Le inquietudini della ragione, nel senso che abbiamo visto, ecco, che il Settecento è il secolo della ragione, il secolo del lume della ragione, e sembra potersi realizzare tutto ciò alla fine del Settecento con la Rivoluzione francese. Però proprio la Rivoluzione francese fa esplodere una serie di contraddizioni a questo livello ed emergono, appunto, dice anche il vostro libro, i limiti della ragione. Prima che gli avvenimenti storici mettessero chiaramente e sanguinosamente in crisi l'illuministica fiducia nella ragione, erano però comparsi già sulla scena europea questi due movimenti culturali che erano comunque testimonianza di un'inquietudine, appunto, che sono quelli del neoclassicismo e del preromanticismo. Appunto, così vi sintetizza un po' il vostro libro. Le inquietudini della ragione, che portano, se vogliamo, a due manifestazioni culturali che sembrano opposte fra di loro, che sono appunto il neoclassicismo e il preromanticismo. Ma come vedremo, tutto sommato ci sono dei punti di contatto fra l'una e l'altra. Bene, andiamo adesso a parlare delle origini di questo movimento culturale. Le origini sono da ascrivere soprattutto agli scavi archeologici che avevano permesso intorno alla metà di quel secolo far venire alla luce i resti delle città di Pompei ed Ercolano. Nel 1738 Ercolano e qualche decennio dopo, insomma, 10 anni dopo circa, quelle di Pompei. Ecco, qui vedete proprio l'immagine di Winckelmann, Johann Joachim Winckelmann, vissuto tra il 1717 e il 1768, è un intellettuale fondamentale per quanto riguarda le origini del neoclassicismo. Lui era uno studioso, era prussiano, pertanto era tedesco, innamorato però della cultura classica in generale e anche dell'Italia. A un certo punto decide di trasferirsi in Italia. Cioè, poi soprattutto queste scoperte archeologiche straordinarie, come dire, alimentarono la sua passione, no? Per l'antichità, per la letteratura, per la filosofia antica e per l'arte, no? Winckelmann indica la via che i moderni devono seguire, l'imitazione delle opere dei greci. Ecco perché è fondamentale, no? All'origine di questo movimento del neoclassicismo. Probabilmente vi sto dicendo delle cose che avete già studiato in storia dell'arte, eh? Però è chiaro che qua ci sono molti punti di contatto fra la storia dell'arte. Qui vedete la nicchia di Samotracia, eh? Proprio certe sculture rappresentavano per Winckelmann la sintesi della bellezza, del canone, insomma, una perfezione che era possibile solamente imitare, non più raggiungere in modo autonomo, originale, ma che era possibile, diciamo, solamente imitare. Dice Winckelmann, i capolavori dell'antichità sono caratterizzati da una nobile semplicità e da una quieta grandezza. Ecco,
Imitare le opere greche più che quelle della natura significa per Winckelmann avvicinarsi alla bellezza ideale che rappresenta il divino. Ecco, una cosa interessante però che hanno subito in mente questi neoclassici è che loro sono diversi da tutti i classicismi, perché a dire la verità noi abbiamo studiato per esempio l'Arcadia nel Settecento, poi abbiamo studiato l'Umanesimo, il Rinascimento e tantissime altre correnti culturali e artistiche che si erano rifatte al classicismo nei periodi precedenti. Però qua insomma c'è un'accezione diversa. L'arte non è espressione dell'individuo, pensano i neoclassici, ma ricerca dell'assoluto, aspirazione all'ideale. Dall'alto della sua autorità, Winckelmann esprime il concetto di un'arte lontana da dismisure di stile e di passionalità, fatta di equilibrio, di serenità, di razionalità e di impersonalità, al fine di raggiungere questa bellezza ideale. Gli artisti antichi, greci e latini, avevano realizzato questo bello ideale. Per questo si riscoprì l'arte del mondo greco antico, esaltata soprattutto dai tedeschi, e in parte anche quella latina. Ne avete visto una predilezione comunque per la scultura greca, ecco, perché sicuramente pensate appunto alla scultura di Apollo o a quella del Laocoonte, che vengono commentate da Winckelmann in una sua opera e che rappresentano proprio un modello. Ecco, poi però diciamo che dopo questa fase un po' più teorica, ecco, abbiamo quindi questi primi decenni, 1750, 60, 70, rappresentano un po' le origini del neoclassicismo. A partire dal 1780 abbiamo invece l'arte neoclassica. A me viene in mente soprattutto Canova, ecco, queste cose che avete già studiate in storia dell'arte. Universalmente riconosciuto come maggiore esponente della scultura neoclassica, Canova trae ispirazione per molte sue opere, tra cui il celeberrimo gruppo di Amore e Psiche, dalla mitologia classica, letta soprattutto attraverso l'opera di Ovidio, quella che noi stiamo proprio studiando, no? Adesso in letteratura latina. Egli ha saputo dare voce d'arte al gusto di un'epoca, creando figure sinuose, morbide, i cui corpi si ammantano di un fascino raccolto nella sobrietà della composizione, nel candore dell'incarnato, nella dolcezza del gesto. Se riusciamo un attimo a... ecco, sì, era un po'... non era a fuoco. Non si vedono... si vedono bene le scritte. Non sfondo, sì. Ancora una volta attratto da figure della mitologia classica, Canova ritrae le grazie. Ecco, qui c'è proprio... voi avete visto anche alcuni di quelli che sono andati alle Gallerie d'Italia qualche settimana fa, una certa attinenza, un certo legame fra la letteratura e l'arte nel Novecento. C'è anche nell'Ottocento, se pensate per esempio a questa scultura delle grazie, che magari riprenderemo quando studieremo le grazie di Ugo Foscolo. Ecco, Canova ritrae le grazie, tra l'altro proprio più o meno negli anni in cui Foscolo scrive insomma il poema delle grazie, tra il 1812 e 1816, Canova, nella posa calda di un abbraccio, dando così un rilievo anche fisico e concreto alla loro unione. I corpi colpiscono per il grande effetto di morbidezza, accentuato dalla levigatezza del marmo, che consente uno straordinario dialogo di luce e ombra. Abbiamo preso questa slide da una presentazione, insomma, del nostro libro di letteratura, della casa editrice del nostro libro di letteratura, proprio per una testimonianza, no, di quelli che sono le opere d'arte che sono in grado di fare, ad esempio, gli scultori neoclassici in questo periodo. E come abbiamo detto, sono strettamente collegati a quanto avviene anche insomma, in campo letterario. Del mondo classico, ecco perché il neoclassicismo, no? I neoclassici è come se avessero una pretesa ulteriore rispetto agli umanisti, gli arcadici, eccetera. Cioè noi siamo quelli che davvero facciamo rivivere, vogliamo far rivivere il mondo classico. E allora si riscoprirono non solo gli aspetti artistici, ma anche quelli spirituali e psicologici, filosofia, eccetera. La serenità, l'equilibrio, il dominio delle passioni
caratterizzarono l'uomo greco, che seppe raggiungere l'equilibrio interiore ottenendo la padronanza delle passioni, amore, ira, dolore, piacere. Ecco, in particolar modo poi Apollo, la statua di Apollo, non è questa comunque, questa abbiamo già visto che è amore e psiche. La statua di Apollo, che adesso però qua non ho, rappresenta proprio questo dominio delle passioni, questa capacità di essere padroni, insomma, dei propri sentimenti, di non lasciarsi trasportare. È un rapporto armonioso tra uomo, greco e natura, un'armonia perfetta come non mai. Per questo i neoclassici riempiranno i loro scritti con richiami a miti, leggende e storie di dei. Quindi recupero anche della mitologia. In questo periodo il canone dell'imitazione viene rielaborato, viene però ripreso ovviamente dai classici, secondo il quale le forme e i contenuti della poesia classica potevano essere copiati. Allora, so, Orazio scrive le odi, anche noi scriviamo le odi, anche insomma, lo stesso Parini risente di questo quando appunto scrive le sue odi. E tanti altri poeti neoclassici, come Monti, per esempio, scriveranno odi. Nonostante questa grande dedizione alla riscoperta del classicismo, non si pensava fosse possibile far risorgere il mondo classico però se non nella fantasia. Ecco, fino adesso abbiamo analizzato tutta questa spinta ideale, questo entusiasmo che ha accolto, appunto, vi dicevo, gli scavi di Pompei e di Ercolano, questa ripresa dell'arte e della cultura classica. Dall'altra però abbiamo una realtà che sembra essere in contraddizione con ciò, una realtà storica, insomma, che è completamente diversa. Nella realtà la borghesia aveva portato l'uomo ad una situazione in cui era impossibile vivere in pace con se stessi, in armonia con la natura. Questi sono anche gli anni e decenni della prima rivoluzione industriale, ad esempio, in Inghilterra, che poi piano piano serpeggia anche nel resto d'Europa. Quindi sembra essere un mondo totalmente diverso rispetto a quello insomma, idealizzato dei classici. È in questo contrasto che c'è anche una, diciamo così, c'è la possibilità per il classicismo di superare se stesso, cioè c'è la possibilità di arrivare a un incontro, addirittura vi dicevo, persino con correnti completamente opposte, che sembrano completamente opposte, come quella del preromanticismo e quella del romanticismo, che hanno comunque questa stessa consapevolezza, no? Che nell'arte o nella letteratura è possibile trovare uno scarto rispetto ad una realtà presente che è invece deludente. Da questo deriva un profondo sentimento di nostalgia per il fatto che non era possibile portare indietro le lancette della storia, pur potendo rivisitare questi luoghi attraverso l'imitazione totale dei contenuti e della forma. C'era però una profonda insoddisfazione, ecco, espressa da questi scrittori neoclassici. Una nostalgia di un passato che però non era più possibile far rivivere in toto. Fra i poeti italiani che aderirono al movimento si distinsero Monti, Vincenzo Monti e Ugo Foscolo, ma con caratteristiche completamente diverse. Va fatta una distinzione. Appunto, il Monti si illuse di far propria l'arte antica, sgombrando l'animo da ogni interesse presente. O meglio, sì, era, come dire, un poeta di occasione, era un poeta che in un certo senso cambiò un po' bandiera nel corso della sua vita, Vincenzo Monti, e certe volte, a dire la verità, scrisse poesie sul presente, lodi al Signore dei Mongolfier, eccetera. Però continuando a rifarsi diciamo, infatti dice, sono stato io a fare queste slide. Si rifà alla realtà del suo momento storico, diciamo per esempio questa Ode al Signore Mongolfier, solo però per trarre spunti e occasioni di canto. Ecco, quindi diciamo che Vincenzo Monti, che noi non studieremo, di cui non leggeremo testi, poesie, eccetera, alla fine risulta un po' freddo e privo di una vera carica comunicativa nella sua poesia. Ecco,
e forse la cosa migliore che ha fatto è stata la traduzione dell'Iliade. Le traduzioni dell'Iliade del Monti e dell'Odissea del Pindemonte furono senz'altro, forse tra le cose migliori, insomma, che seppero fare i poeti neoclassici dell'epoca. Forse riuscirono a rendere meglio attraverso la traduzione che non attraverso la poesia originale questa loro passione per l'antichità. Ecco, invece, dicevamo, è ben diverso da Vincenzo Monti, Ugo Foscolo. Infatti, Ugo Foscolo guardò al mondo antico come un mondo di bellezza e di beatitudine perduto per sempre, da vagheggiare con animo nostalgico, intriso delle lacrime del presente. È questa maggiore passione, ecco, che rende Foscolo un classico, ma comunque ne parleremo, insomma, quando studieremo le opere di Ugo Foscolo. Pertanto, insomma, poi vedremo, è un neoclassico, ma è un neoclassico in un modo tutto suo, Ugo Foscolo. Non lo possiamo incasellare in una categoria come facciamo con il Monti, eccetera. Cioè, è un poeta classico proprio perché, come tutti i classici, va al di là degli schemi. Furono perciò generosi di affetti autentici e storicamente attuali, di conseguenza più accessibili alle coscienze dei moderni, e tutto sommato da annoverare nell'area romantica più che in quella neoclassica le opere di Ugo Foscolo. Ecco, per questa autenticità, per questa passione, per il fatto che, insomma, quando parlava del presente non era semplicemente per un'occasione, come avveniva nella poesia di Vincenzo Monti, che senz'altro il Foscolo è più significativo per noi, no? È questo il motivo per cui, insomma, leggeremo, le opere di Foscolo. Per Foscolo il neoclassicismo è più che una moda, è quasi un destino. Ecco, per la maggior parte di questi poeti, il neoclassicismo è una moda, è una moda. Invece per lui è un destino. Lui era nato a Zante, cioè a Zacinto, in un'isola greca, e quindi si sente legato a questo mondo greco per destino. Infatti non si integrò mai con nessuna città, era esule, era greco, diciamo così, di nascita. Combinazione, quest'isola faceva parte della Repubblica Veneta all'epoca. Poi che cosa succede? Che la Repubblica Veneta scompare dalla cartina politica con il Trattato di Campoforno, come ben sapete del resto, no? E questo rende Ugo Foscolo un esule senza patria. Insomma, incomincio a anticipare delle cose che poi approfondiremo molto. Non si integra, non si diciamo così. Non si innesta in niente, con niente, eccetto alcuni raffinati ambienti aristocratici dove ovviamente si svilupperà maggiormente la passione neoclassica, i salotti, per esempio, abbiamo visto. Infatti questo movimento divenne ben presto un movimento riservato ai migliori, aristoi in greco, cioè coloro che hanno tanta sensibilità, raffinatezza, cultura e intelligenza da mettere l'arte al primo posto nella vita. Ovvio quindi che questo significherà che l'arte di Ugo Foscolo è un'arte per pochi, è un'arte per un'elite, a differenza di quanto avverrà invece con Alessandro Manzoni, che cercherà di realizzare una letteratura per il popolo, con tutte le virgolette dovute, perché insomma popolo di fatto per Manzoni significava borghesia. Ecco, andiamo adesso a schematizzare un po' le varie fasi del neoclassicismo. Ecco, io l'ho schematizzata in questo modo. Invece il vostro libro indica solo due fasi. Seguite pure il vostro libro, non c'è problema, no? Prima però della fase rivoluzionaria, o comunque, diciamo, nelle accademie o nei luoghi più deputati alla diffusione della cultura, si sviluppa in questi decenni un neoclassicismo
che è un po', dicevamo, di moda, ecco, il neoclassicismo della moda, il neoclassicismo di facciata, cioè abbastanza, volevo dire, superficiale, ecco. Diciamo, tra virgolette, che potrebbe essere sintetizzato dal Vincenzo Monti di cui vi ho parlato prima. Poi però c'è il neoclassicismo rivoluzionario, dal 1780 circa al 1800, caratterizzato da un uso politico dei modelli classici, non a caso scelti prevalentemente tra quelli della Roma repubblicana. Ne sono esempio gli eroi della libertà, Bruto, Gracco e Lucrezia, pronti a dare la vita per la libertà. Ecco quindi Bruto, Cassio che ammazzano il tiranno, sono diciamo paragonati ai rivoluzionari che fanno fuori i tiranni del tempo, i re del tempo. E quindi questa è la prima fase. Poi abbiamo il neoclassicismo imperiale. Quando Napoleone consolida il suo potere, il neoclassicismo diventa un'arte funzionale alla politica, insomma, alla sua politica imperiale. E quindi questa volta l'accento non è più sull'età, ad esempio, repubblicana di Roma, semmai sull'età imperiale, ma lo vediamo adesso. Ecco, il neoclassicismo accademico ha a che vedere anche con il purismo. Questo è un periodo in cui si dibatte molto sulla questione della lingua e, per esempio, i puristi sono quelli che affermano che la lingua deve avere dei modelli da seguire nel passato. E poi, ancora, il neoclassicismo accademico si caratterizza per la difesa ad oltranza del repertorio mitologico. Sarà soprattutto questo neoclassicismo che battaglierà con il romanticismo per cercare di resistere agli influssi provenienti dai paesi nordici, diciamo così, nei primi decenni del Novecento. Poi il neoclassicismo rivoluzionario, che vede un modello di libertà realizzato ad Atene, Sparta, polis greche, e nella Roma repubblicana. Abbiamo già parlato di Bruto e Cassio per quanto riguarda la Roma repubblicana. È evidente che anche Atene, Sparta, eccetera, possono rappresentare un modello. Così anche quando avvenivano dei fatti di cronaca, insomma, venivano poi questi, diciamo, rappresentati da questi artisti neoclassici, proprio cercando di recuperare, far rivivere, insomma, lo spirito indomito insomma, di questi grandi del mondo antico, dei greci, delle polis greche e della Roma repubblicana. Come ho spiegato poco fa, invece il neoclassicismo imperiale, insomma, quello dell'età di Napoleone, che poi si fece anche proclamare imperatore, recupera i fasti della Roma imperiale. E poi invece abbiamo Ugo Foscolo che è fuori da ogni schema, perché Ugo Foscolo è vero che è neoclassico, profondamente neoclassico, anzi con una profondità non raggiunta da nessun altro poeta italiano, ma di fatto alcune delle sue tematiche preludono a quello che sarà il romanticismo. E così Foscolo si muove all'incrocio di suggestioni ed esperienze culturali, spesso contraddittorie, ma che trovano in lui una sintesi originale. Ecco, qui abbiamo la statua di Apollo di cui vi ho parlato prima. Questo è il testo di Winckelmann che parla di questa statua di Apollo. E poi c'è invece un altro testo di Winckelmann che descrive la statua del Laoconte, una statua ellenistica. E questo invece è un testo di Monti. Ma torniamo un attimino indietro per parlare delle caratteristiche del neoclassicismo. Allora, le caratteristiche del neoclassicismo. Ecco, abbiamo detto quindi che per i neoclassici i classici sono un modello insuperabile.
perché la loro situazione storica era inimitabile, era particolare, no? La situazione storica della, abbiamo detto, della polis greca piuttosto che della Repubblica romana. E dice, per esempio, uno studioso che si chiama Cerutti, da un lato occorre imitare quei modelli classici per riuscire almeno ad avvicinarsi a quell'eccellenza. Dall'altra, il mondo antico di per sé è modello, poiché fornisce esempi capaci di stimolare e orientare le evoluzioni e la rivoluzione del presente. E l'imitazione quindi è proprio la caratteristica principale di quest'arte, dell'arte neoclassica. Ecco, quali sono, comunque declinando meglio, queste caratteristiche dell'arte neoclassica? 1. Il richiamo all'arte greca e latina, che significa una nobile semplicità e una quieta grandezza, come abbiamo già letto prima citando proprio un testo di Winckelmann. Cioè un'arte che mira all'armonia, all'equilibrio e alla semplicità. Questo non vuol dire rinunciare alle passioni. Le passioni sono rappresentate, ma sottoposte al controllo della ragione. Poi, i contenuti dell'arte neoclassica, per quanto riguarda i contenuti, ecco, c'è un forte richiamo al mito, quindi ai personaggi del mondo greco, e romano, le figure esemplari, Bruto, Virginia, simbolo della rivolta contro la dittatura, abbiamo detto prima, Lucrezia che dà la vita per un ideale e per la sua, per mantenere intatto il suo nome, la sua reputazione. Poi ancora Virginia è condottiero greco Timoleone nelle tragedie di Vittorio Alfieri. Certo, non possiamo definire Vittorio Alfieri un neoclassico, ma senz'altro anche lui è, ricordate che comunque gran parte degli argomenti delle tragedie erano tratti dal mondo classico, anche lui risente molto di questo clima culturale. Poi ancora gli Orazzi, che combattono per la loro patria e sconfiggono i Curiazi in un'opera, ad esempio, di Jacques-Louis David, e il Dio Marte nelle statue di Antonio Canova, che effigiano Napoleone. L'arte neoclassica è un'arte colta, l'abbiamo visto per esempio parlando di Foscolo, che continuamente richiama e riutilizza forme, temi, parole, frasi e gesti di autori greci. Poi, un'altra cosa, l'ultima caratteristica importante è che nel neoclassicismo troviamo una fusione fra le varie arti, e questo diciamo che avviene in modo particolare con le grazie di Foscolo e di Canova. Vediamo poi che in certi versi Ugo Foscolo esalta l'arte di Canova, fa esplicito riferimento al Canova e quindi dice di essersi ispirato anche alle sculture di Canova. Queste caratteristiche dell'arte neoclassica possono far pensare a una stretta parentela con la cultura illuministica, il richiamo al mondo classico in opposizione al Medioevo, l'insistenza su periodi della storia antica nei quali vigevano la libertà politica e la forma di governo repubblicano. La sottolineatura nell'arte classica degli elementi di semplicità, chiarezza, razionalità, la conseguente ricerca di un'arte di leggibilità immediata o di almeno apparente semplicità. Cioè, ci sono comunque dei punti di contatto importanti fra il neoclassicismo e l'illuminismo. Quindi, senz'altro, questa idea di razionalità, la semplicità, la chiarezza. Leggiamo ad esempio una frase di Winckelmann al riguardo. Dice che l'arte greca è la ragione tradotta in marmo. Tuttavia, come abbiamo spiegato prima, accanto a questi elementi, che sembrano quindi legare in certo senso il neoclassicismo al razionalismo illuminista, ci sono invece quegli altri elementi di nostalgia, di mancanza, di insoddisfazione del tempo presente, che legano invece il rifiuto dell'età presente, eccetera, che legano, se vogliamo, questo movimento artistico anche
ad altri movimenti artistici apparentemente opposti adesso come il preromanticismo e il romanticismo. L'accento viene posto quindi non tanto sulla ragione, ma sull'io, sulla singola personalità dell'io che esercita la ragione, ma l'io è fatto anche di sentimenti, di passione, di desideri insoddisfatti. Bene, queste idee del neoclassicismo si svilupperanno poi sia in Europa sia in Italia, sia nel campo della pittura sia nel campo della letteratura. Ecco, a noi interessa soprattutto il discorso della letteratura, per cui i risultati migliori del neoclassicismo in letteratura, nella letteratura italiana, sono rappresentati dalle opere di autori che non possono essere definiti neoclassici. Uno, l'abbiamo già detto prima, Alfieri. L'altro è Parini, quindi che scrive le odi, è vero, però appunto, non possiamo incasellarli, ecco, non possiamo dire semplicemente, bollare semplicemente Parini come un neoclassico, perché abbiamo visto che per Parini è molto importante anche la cultura illuminista in generale. Foscolo, abbiamo già detto, abbiamo già spiegato, neoclassico e romantico nello stesso tempo. Manzoni ancora di più, anche Leopardi, perché anche Leopardi, vedremo, studieremo Manzoni e Leopardi l'anno prossimo, Foscolo invece quest'anno. Insomma, tutti questi autori in alcune delle loro opere vagheggiano il passato, l'antichità classica per alcuni aspetti, ma poi di fatto si discostano da quelli che sono i modelli e gli schemi della letteratura neoclassica. Anche Manzoni scrive odi, Leopardi scrive svariati testi in cui insomma riprende, dicevamo, il mondo classico, ma nello stesso tempo questi poeti rappresentano qualcosa di nuovo, insinuano nella storia della letteratura italiana elementi nuovi, per cui in un modo sicuramente originale rispetto al romanticismo tedesco o inglese, questi autori saranno gli autori principali del nostro romanticismo. Rappresentante emblematico del neoclassicismo poetico viene invece considerato il poeta Vincenzo Monti, ecco, di cui abbiamo parlato stamattina. Va bene, avete delle domande da fare su questa spiegazione? Allora possiamo terminare.